Servono misure straordinarie e urgenti per fronteggiare a Ragusa il fenomeno del randagismo, le ha chieste nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale Gianluca Morando del Movimento Civico Ibleo, facendo anche riferimento alla situazione di emergenza che si sta verificando al canile comunale. Il rifugio sanitario, infatti, risulta essere al collasso. Ci sono 12 cani al momento su 60 posti disponibili, per cui per Morando è indispensabile un piano di sterilizzazione su tutto il territorio cittadino, oltre all'attivazione di una campagna di adozione seria e puntuale. E ancora, è anche necessario per il consigliere ragusano sensibilizzare quanti più cittadini sarà possibile a non abbandonare i cuccioli in giro, perché è un altro aspetto del fenomeno da prendere in considerazione. Se infatti il canile non li può accudire, è naturale che i cuccioli di oggi si trasformeranno nei randagi di domani, andando ad ingrossare i branchi già presenti in alcuni quartieri cittadini, dove numerose sono le segnalazioni da parte dei cittadini. E dobbiamo per fortuna ringraziare, aggiunge Morando, che finora non è accaduto nulla di serio, ma non possiamo sempre sperare nella buona sorte, per cui un nuovo sollecito all'amministrazione comunale a darsi da fare e a trovare delle soluzioni adeguate.